un'altra. Io spero di non scocciarmi, se datemi un cenno, tiratemi una sedia, come si dice, una via, e io sto zitto. Diatriba, sound da plate o non, registrazione della plate, a distanza o di persona? La risposta, come sempre, è dipende quello che mi importa fare, nel senso che se un sound è un gruppo d'amici che risparmia 10 euro a serata e a fine anno si regala un dumplate, beh, forse l'esperienza di andare in studio, spesso in studio siamo passati per 10 anni, significa nella stanza d'hotel del tipo Montale, che è il calzone bianchi, andare lì, conoscerlo, farsi la foto, ok, magari non ti balla l'artista, ma magari come nel caso di Bini De Luciano o di Sugar Minot, per quel che mi riguarda, ti dà 10 minuti di esperienza che ti ricordi tutta la vita, beh, forse è il caso di farlo. Certo, se uno vuole 10 da plate la settimana o 100 da plate l'anno, o aspetta gli artisti, o manda a tagliare in Giovanni. Tanto la possibilità che l'artista sbagli il pezzo o che gli si chieda una cosa assurda è la stessa sia di persona che di là, nel senso che poi quando si va dall'artista spesso l'emozione prende il sopravvento, quindi anche se quello sbaglia il nome non lo blocchi. È capitato insomma a tantissima gente, forse a volte meglio in Giamaica, che almeno a chi gli dà i soldi, se è un attimo fidato e dice: senti Giovanni, aspetta un attimo che stai cantando un pezzo che te lo sei inventato te. A dare richieste molto strane, a volte gli artisti devono arrangiarsi, o magari stanno semplicemente corti di erba o di altre cose, c'è Pop Cam che ultimamente voce a tutti da plate ubriaco, completamente, e si frega $600 a data. Noi per registrare quei quattro del Work Clash ci abbiamo messo 3 settimane, poi lui è tornato ogni 2 giorni in studio a correggere 3 o 4 parole che aveva sbagliato nel pezzo. Grazie a Dio l'ingegnere e l'ingegner che stanno in Giamaica alla fine si è preso 100 euro di studio, ma ha lavorato 3 settimane. Però insomma, non è sicuramente il modo più professionale di attivare un tappeto per sembrare questo, che è come se uscisse dalla pentola insomma, di Lecce o di Bergamo, insomma, da un posto dove ragazzi. I tappeti quando arrivano a distanza sicuramente hanno più passaggi di controllo, come quelli tagliati di persona, su uno un minimo di esperienza, il che non significa saper parlare inglese. Io ho visto gente in Salentino per fare il Billman dicendo: io che cazzo sta a fare? E Billman si è bloccata così. Oh, c'è riuscita, eh? Cioè è andato così. Che cazzo sta a fare? Tipicamente un detto giamaicano che non lo sai. Anche lì si tratta di avere a che fare con delle persone, quindi a volte non siamo neanche. I dubplate a distanza arrivano, o tutti i dubplate in generale, arrivano in formato split, senza andare nei meandri tecnici. Una traccia stereo è formata da una traccia da un canale destro e uno sinistro. Lo split, sul sinistro c'è la vocale pura, sul destro c'è la base pulita, o almeno si spera. In questa variante si può arrivare il dubplate con 2000 cose diverse, la vocale può essere non pulita, ci può essere un po' di ritmo dentro, il rientro della buffa nel microfono, ci può essere il riverbero che quando vai a mixarlo ti dà un sacco di fastidio. Purtroppo molto spesso i giamaicani o hanno un proprio studio a casa per non dare l'equivalente di 10 euro a qualcuno da registrare, anche se se ne sono presi 300, non lo danno. O girano l'angolo e vanno dall'amico. L'amico non deve essere per forza King Jamie, chi da mangiare o Amos o Studio One, può essere veramente un ragazzo che ha, come io qua a Milano, andavo con un computerino e un microfono e registra. Una volta che l'ha registrato il dubplate c'è veramente poco da fare. È tutto lavoro di studio per sistemarlo o per cambiare di base, nel caso la prima base che abbiamo scelto non era proprio bellissima. Insomma, è tutto lavoro di studio. La traccia originale può arrivare in 10.000 modi diversi, con 10.000 difetti che neanche vi sto a dire, anche perché dobbiamo mostrarvi delle immagini e facciamo notte. E vi annoiate un sacco. Quindi quello che dico io alla fine del discorso da plate è: fate sì che qualsiasi cosa fate sia l'espressione della vostra passione, scusate i termini un po' romantici,
ma come quando salite in console, scegliete un disco perché vi dice qualcosa, perché o anche perché fa stare bene qualcuno, barra, come si dice da noi, prendere il forward, anche con l'update fate così. Se non altro, se non avete particolari aspirazioni, fate che l'update sia una gioia per voi. E su questo non dovete avere nessuna remora di confronto con altri sound, no, ce l'ho identico a One Love, no, ce l'ho identico al mio vicino di casa. Si suona musica per sé e per gli altri. Il mio vicino di casa un anno non so se suona, o magari quel promoter da Milano chiamerà me perché è il primo numero che gli viene nella lista il giorno che vuole provare un sound nuovo e lui no, come viceversa. Non lasciate che queste cose, e purtroppo quando si ha a che fare con i soldi e con gli sbattimenti di ciascuno, una cosa molto semplice da fare, non lasciate che queste cose vi rovinino la vita, vi diano neanche poco di tristezza o di rancore o di... Prendetela per quella che è musica, ok, vi spendete il vostro stipendio. Magari non avete sbagliato voi a spenderlo, magari fate 5 date, mettete da parte quei soldi, così se rischiate quei soldi, non so, non è il proprio stipendio con cui andare, con cui portare fuori la ragazza o portare il cibo a casa. Abbiamo avuto molte esperienze in passato come studio di gente che letteralmente si è impegnata la vita, gente che è arrivata a vendersi la macchina, gente che per tagliare da plate, diciamoci, è una colossale stronzata. Anche negarsi una pizza fuori perché, oddio, la pizza perché funzionava io 100 kg, però vabbè, negarsi un weekend fuori porta perché bisogna tagliare un da plate di Sisla, meglio un weekend con gli amici. Investite, noi come Sound abbiamo questa regola da sempre. Non si investe più di quello che si prende da bene. Magari che andare a una serata e poi non mettersi niente in tasca può essere anche brutto a volte, almeno la benzina, insomma, no? Però permette di avere un attimino i piedi per terra. Tanto alla fine, per quanti da buttargli, sempre quei 60 fanno il crescimento. Per quanto riguarda i Clash, io mi sono preparato una piccola lista di argomenti, sto scolando il tempo. Allora, i Clash sono l'essenza del sound system, per come la vedo io. Nel senso che quando due DJ suonano uno accanto all'altro, è normalissimo che uno dica all'altro, senti, se che faccio, suono meglio di te. Ma non serve avere cattiveria o quant'altro, è semplice sfottò tra amici, è lo stesso, è una cosa sportiva. I Clash si possono fare con qualsiasi cosa, si possono fare dalla corsa al numero di canestri, fino anche ai dischi. Avere davanti un pubblico da convincere di più dell'amico che c'è accanto è una cosa fantastica ed è una cosa insomma che è anche bella, se vogliamo. Ci piace. Fare i Clash on the plate purtroppo è una sorta di malattia mondiale che ci obbliga, chi vuole entrare in un certo tipo di mondo, a uniformarsi a sound come chi la mangiava, gente che suona da plate. Ora, diciamo che ce l'hanno anche messa in quel posto per i fanatici di musica reggae con questa cosa, perché chi la mangiava, notoriamente da plate li facevano gratis, o quasi, nel senso, come a Brusco, a me che lo conosco dalla vita, in generale al sound italiano chiedo una certa cifra, magari qualche anno fa. Il Bounty Killer, a chi la mangiava non chiede 400 euro, quindi partiamo già svantaggiati, nel senso che noi con un Bounty loro si fanno sempre, anche perché se suona Giaro, tutti quanti in Giamaica alzano le mani al Bounty Killer, se la suona Giaro, Bounty Killer fa lo suonano anche tutti i sound del mondo, se la suona Giaro, Bounty Killer fa un sacco di concerti nel mondo, quindi normale, però insomma è un problema, noi facciamo... Noi non è Viammer, noi tutti quanti non giamaicani o non nativi giamaicani facciamo un lavoro infinito, molto più dei giamaicani stessi. Questo ci permette anche a volte di conoscere la musica, scusate la mancanza di modestia, di più di loro. Ma non perché loro siano degli ignoranti, ma perché se a me mi chiedi di musica italiana, la traccia numero 7 di Mina del 72, dell'album che è arrivato in classifica. Ora, io non la conosco, ma può arrivare un tedesco patito estremo di musica italiana
che ti dice: come? Tu sei italiano e non conosci il calcio di Mina che ha fatto questa storia del 70 e quant'altro? E ovviamente il tempo che dà la musica, chi ci cresce con certa musica può anche dimenticarla. Questo fatto influenza un sacco il mercato dei tablet, perché noi utilizziamo spesso i tablet come metodo di conoscenza della musica, soprattutto adesso che i dischi non se ne comprano, quindi uno non va più a cercare il disco a Jamaica o a ordinarlo dall'America solo per avere quella copia dell'Aldo Ellis del 60, insomma così è nato, però ci tiene adesso ad avere Aldo Ellis che ha fatto quel pezzo. Questo non significa che quel pezzo poi ti funziona, però, perché in Italia se vai a una serata italiana e nel ciunfi ciun suoni la Mina del 72 che nessuno si ricorda, ok, sono tutti ignoranti, ma di fatto tu la copri a casa non la porti. Quindi tutto questo fenomeno dei foundations, come viene definito il dub, diciamo antico, tra parentesi, è un trend tipicamente europeo e giapponese, che però non ha una realtà. Ne parlo perché noi come Via Amber ne abbiamo fatte proprio le spese a New York, dove dopo che ha fatto un clash in cui è andata bene, contrariamente a tutte le attese di pomodori arrivati al Chompy Chun, abbiamo detto vai, allora noi europei spacchiamo, cioè come troviamo una collezione di foundation in cui probabilmente ci saremmo comprati una panda a testa, sia io che Jenny, che tutti i piatti. Mettiamo il primo pezzo, io non sono paragonato a niente, la gente ci guarda un punto di vista, dalla serie, ma chi cazzo stai suonando? Basso Odyssey, arriva con Robinson James, parliamo di Gunshot, poi ci buttiamo la zappa sui piedi, ok, arriva con Gunshot di Anthony Johnson, Gunshot di Anthony Johnson è quel pezzo che fa Every Night is a Soundclash, quanto costa? 150, se non becchi ubriaco come tutto il giorno, anche 100. Prende un forward da 1500 persone della Mazzura, che noi lì ci siamo detti, bene, 13 anni di musica a studiarla come pazzi, un sacco di panda che non abbiamo nel garage e non abbiamo capito niente, purtroppo sono esperienze che poi fai là. Però questo per dire, quando tenete la plate, quando scegliete anche cosa suonate, perché va bene lavorare per la musica, ma non tenete i piedi per terra. Spendere, non dico che Ken Booth non deve tagliare d'altro, però suonare la musica di Ken Booth si possono anche rompere i dischi. E non per forza tagliare la plate. Però stai rovinando il tuo business, ragazzo. devo farvi pubblicità è un altro momento.